Un'importante collaborazione tra il comune di Castellamonte e la città cinese di Wenzhou sta prendendo vita in questi giorni nel paese canavesano. Si tratta della realizzazione di una nuova opera d'arte urbana, frutto del lavoro di artisti della ceramica cinese e locali. Nei giorni scorsi, nella sala consiliare di Palazzo Antonelli, Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte e consigliere delegato di Città Metropolitana di Torino, ha accolto Chen Ming, presidente dell'associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, e gli artisti artigiani cinesi e locali che stanno realizzando l'opera. Una scultura che, come un ponte, unirà due culture, due paesi, due continenti nel nome dell'amore per la ceramica. Un progetto culturale importante che è un ponte per relazioni, un ponte culturale, un ponte artistico. Sì, siamo contenti che Castellamonte ha fatto la parte attiva a costruire questo ponte, soprattutto del dialogo, no, tra i popoli, in questo caso popolo cinese e popolo italiano, che rappresentano le due antiche civiltà, no, orientale e occidentale, e questo ponte avrà tantissime prospettive, no? Non solo dal punto di vista professionale tra artigiani e maestri ceramisti, ma soprattutto per le nuove generazioni, per i giovani, no? Per i giovani dei due territori, attraverso questo ponte potranno diventare amici e costruire un futuro insieme. Giuseppe Bertero, intervenendo alla presentazione, ha anticipato che le ceramiche di Wenzhou saranno esposte durante la Mostra della Ceramica 2024 e che la Cina sarà il paese ospite di questa 63esima edizione. Sì, il futuro è importante, non lo so, apre delle opportunità notevoli nel rapporto appunto Cina-Castellamonte, perché i nostri artisti di Castellamonte probabilmente, anzi facilmente, saranno ospiti in Cina e viceversa. Questa collaborazione continuerà anche negli anni a venire. Io me lo auguro naturalmente, anche perché il primo anno abbiamo ospitato la Romania, l'anno scorso il Marocco, quest'anno la Cina. Mi piacerebbe continuare con qualche mostra particolare sulla ceramica cinese e vedere cosa nasce dal rapporto fra i nostri artisti e la Cina, che cosa si può combinare, insomma.